In questa edizione dell'Edi News, droga dalla Colombia alla Sicilia, 12 arresti a Messina. Ieri nuova udienza e il processo lombardo, molte cose non mi convincono ed è per questo che con i miei avvocati abbiamo chiesto che vengano ascoltati nuovi testimoni, dichiara l'ex presidente. Al via oggi esami di maturità per quasi 500.000 studenti in tutta Italia, di cui oltre 10.000 nella provincia di Catania. Calvino tra le tracce è la prima prova. Integrazione ospedale territorio in campo oncologico, nuovo corso di aggiornamento all'ospedale Garibaldi di Catania. ...1896, mentre ad Atene è il primo anno delle Olimpiadi dell'era moderna e Spiridon Lewis vince la maratona, a Catania apre il primo punto vendita che diventerà un riferimento assoluto per lo sport italiano. Nasce Zacca Sport. Cogli l'opportunità del salto triplo. Acquistando 3 articoli fra abbigliamento e calzature, il meno caro lo pagherai solo 1 euro. Zacca Sport, a Mister Bianco nei 2 punti vendita di via Aldo Moro 53 e 61 e l'apertura del nuovo megastore di sport in via Zacca Rosalia 24, angolo via De Felice. Perché lasciarlo a casa? Anche quest'estate dal 6 giugno torna a Catania. Il Dog Beach. Troverai tutti i comfort ed il divertimento di un Lido senza rinunciare ad averlo accanto. Spiaggia dedicata, asilo, dog sitter, parco giochi, addestratore cinofilo con programmi personalizzati, giornate di pet therapy, cabine stagionali e tanti eventi da condividere insieme. Dog Beach, presso Lido Azzurro, via Kennedy 11, Catania. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli. Abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarre in Corso Italia 168. Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. CESICOP è il centro servizi interprovinciale di Confcooperative a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in start-up sui servizi offerti. CESICOP sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania in Corso Sicilia 24. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Messina hanno proceduto all'esecuzione di 14 misure cautelari, di cui 12 in carcere, al sequestro di beni per oltre 250.000 euro. L'operazione ha permesso di disarticolare un'importante organizzazione criminale che ha coordinato un traffico internazionale di stupefacenti tra la Colombia e l'Italia. L'indagine, che i finanzieri hanno chiamato Olida, è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Messina, Sebastiano Ardita. L'operazione, denominata Holiday, prende il nome dal termine in codice vacanza utilizzato dal messinese Ginger, elemento di spicco del gruppo criminale, quando doveva recarsi in Sud America per organizzare le spedizioni di cocaina. I viaggi di piacere in Colombia, Santo Domingo e a Panama avevano infatti quale unico scopo quello di curare l'illecito traffico. Le indagini dunque hanno permesso di individuare questo messinese, vero e proprio intermediario, che nell'ambito del clan teneva rapporti con i cartelli colombiani, pagava i carichi con il denaro che, per il tramite di money transfer, carte anonime pagate soggetti compiacenti, gli perveniva dall'Italia e curava infine il trasporto dello stupefacente materialmente affidato a corrieri. In Italia la droga veniva consegnata a un certo Pippo, noto trafficante messinese attualmente operante a Milano. Questi, grazie a una fitta rete di contatti, provvedeva allo smistamento della cocaina verso 3 gruppi criminali dislocati nel nord Italia, in particolare a Bergamo, a Milano, a Lodi e a Aosta, nell'area centrale tra la capitale e il Lido di Ostia, dove Pippo è ancora oggi conosciuto per i suoi stretti rapporti con il boss Carmine Fasciani e
in Sicilia, dove tra i contatti più importanti vi era il nipote di Benedetto Santa Paola. I diversi gruppi provvedevano quindi a fornire la cocaina ai pusher che avevano il compito di curarne la cessione ai consumatori. Nel corso dell'inchiesta le Fiamme Gialle hanno seguito in diretta l'arresto, operato presso l'aeroporto di Bogotà dalle autorità colombiane, di due corrieri dell'organizzazione che stavano avviandosi a rientrare in Italia trasportando circa 6 kg di cloridrato di cocaina. La droga sequestrata, una volta arrivata a destinazione tagliata dal gruppo criminale indagato, avrebbe potuto fruttare oltre 500.000 di euro. Durante le indagini è inoltre emerso come il trafficante messinese, noto come Pippo, utilizzava parte dei proventi alla lucrosa attività per concedere prestiti senza alcuna autorizzazione. Contestualmente all'esecuzione delle ordinanze si è proceduto al sequestro di beni riconducibili agli indagati per un valore di oltre 250.000 euro e a numerose perquisizioni, durante una delle quali è stato arrestato in flagranza di reato un 35enne messinese. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione allo sbarco dei migranti avvenuto nel porto di Catania il 13 giugno scorso. Con questa accusa la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Catania ha posto in stato di fermo di iniziato di delitto tre sedicenti ucraini. In particolare Nicolai Mendrik, classe 1980, Dmitry Durzicki, classe 1980 e Vitan Sabro, classe 1978, sono stati individuati quali componenti dell'equipaggio di una barca a vela di circa 12 metri salpata alle coste turche con a bordo 78 migranti, in prevalenza siriani e afghani. L'intervento di soccorso, determinato dalle condizioni di pericolo in cui il natante si trovava a causa del sovraccarico dei migranti, è stato operato da un'unità della Guardia Costiera svedese, il pattugliatore Poseidon, impegnato nel Mediterraneo nel dispositivo Triton, con a bordo un militare della Guardia di Finanza in qualità di liaison officer Frontex e con funzioni di collegamento. Le preliminari evidenze acquisite dall'equipaggio del pattugliatore, nonché le attività investigative svolte dagli uomini della squadra mobile del GICO di Catania, che hanno raggiunto in alto mare l'imbarcazione svedese con unità veloce della Guardia di Finanza, hanno permesso di raccogliere significativi elementi indiziari nei confronti dei tre ucraini, scafisti e il veliero solo apparentemente battente bandiera francese, ma in realtà privo di qualsiasi documentazione di bordo, tanto a non potersene accertare la vera nazionalità. Le attività degli investigatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, proseguite a terra sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria etnea, hanno consentito di acquisire gli elementi necessari all'adozione dei provvedimenti di fermo. I tre indiziati sono stati associati presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza a disposizione della locale Procura della Repubblica. Dall'attività investigativa sono emersi elementi che necessitano comunque di ulteriori riscontri circa l'utilizzo di nuove modalità di trasporto da parte dei trafficanti di esseri umani, con un particolare riferimento alle basi di partenza e all'utilizzo di natanti a turismo che possono più agevolmente passare inosservati nel traffico marittimo. Si è tenuta ieri mattina l'udienza del processo d'appello per l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, condannato in primo grado per concorso esterno. L'ex presidente della regione, presente in aula, è stato difeso dagli avvocati Alessandro Benedetti e Guido Ziccone. Nel corso dell'udienza, che si è tenuta presso la terza sessione penale del Tribunale di Catania, la presidente Tiziana Carrubba, all'atere Zoom e Muscarella, ha ascoltato le richieste di ammissione di prova avanzata dall'accusa e dalla difesa. In particolare il procuratore Gaetano Siscaro e il magistrato Agata Boscarino hanno chiesto di ammettere diversi elementi e in particolare le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Fabrizio Nizia, Giuseppe Scolla e Vito Galatolo. La difesa ha invece richiesto di ammettere una serie di produzioni documentali come alcuni tabulati telefonici che dimostrerebbero, contrariamente a quanto sostenuto anche nella sentenza di primo grado, l'inesistenza di un incontro nel 2001 tra Raffaele Lombardo e Rosario Di Dio, in quanto l'ex presidente non sarebbe mai passato nella zona supposta nel periodo contestato. Inoltre la difesa dell'ex presidente ha chiesto l'ammissione in alcuni documenti volte a dimostrare l'inesistenza di un ruolo di Lombardo nell'iter amministrativo e burocratico nei lavori per i parchi commerciali, chiedendo inoltre di sentire come testimoni le persone coinvolte nell'intercettazione ambientale nella sede del giornale La Sicilia. Ciò per verificare quale tipo di interessamento abbia avuto Raffaele Lombardo nella vicenda, visto che la sentenza di primo grado si è basata per larga parte proprio su quella intercettazione. Quest'ultima era stata depositata nell'udienza immediatamente precedente alla sentenza e non vi era stata la possibilità, come chiesto ai legali all'ex presidente, di sentire i testimoni. Ci siamo trovati una sentenza che abbia tenuto granché conto del dibattimento ed in particolare noi abbiamo sostenuto che ci è stato negato il diritto alla difesa, perché il giudice ha disposto degli accertamenti un mese prima della sentenza, il 15 dicembre, poi la sentenza è uscita a febbraio, sui centri commerciali, le proprietà, le società, gli atti di acquisto, di vendita e compagnia bella. E poi
La procura un mese dopo ha presentato una intercettazione presso lo studio del dottor Ciangio, l'editore della Sicilia, che era in possesso della procura credo da 5 anni. Quindi, come dire, noi non capivamo come mai dopo 5 anni la procura, dopo un lungo dibattimento durato anni, avesse pensato di doverla depositare. Ci siamo opposti, salvo che si rispettasse una condizione, e cioè che coloro i quali avevano partecipato a quella riunione che era stata intercettata venissero interrogati. Il giudice ha ammesso l'intercettazione e ha negato l'ammissione di questi testimoni, dicendo che nella sentenza quella intercettazione non avrebbe avuto un grande rilievo. In effetti, su quella intercettazione è stata costruita la sentenza, che secondo noi e secondo me è frutto in parte di fervida fantasia, perché a partire da quella intercettazione e da tutta la storia dei centri commerciali si costruisce la mafiosità dell'editore della Sicilia Mario Ciangio, che sarebbe collegato con palermitani eccetera, e il fatto che io ovviamente favorisco la creazione di questo centro commerciale della Tenutella, di cui non mi sono mai occupato e del quale non ho mai sentito parlare, come vari testimoni dicono nei processi relativi alla Tenutella. Sapevo invece, come ho detto, la mia scelta è stata questa: parlo a ruota libera perché non ho assolutamente nulla da temere. Ecco perché abbiamo chiesto che Ciancio, l'onorevole Viola e gli altri partecipi a questo incontro vengano sentiti per dimostrare la infondatezza delle tesi. L'accusa invece ha elencato una serie di nuovi elementi, fra i quali l'audizione di un collaboratore pentito di giustizia, che è l'ex mafioso Galatolo, che avrebbe riferito che i servizi segreti avrebbero, come dire, promesso denaro ad Aiello perché alleggerisse la mia posizione. Pare che Aiello si sia rifiutato, nonostante in sentenza io passo per grande amico di Aiello, del quale non avevo mai sentito parlare, ovviamente nessuno me ne aveva parlato che esistesse un tale Aiello. Diciamo che forse noi abbiamo, come dire, più che la sensazione, io personalmente, che uomini dei servizi segreti o non so di quale diavoleria si siano interessati di me e di questo processo. Quando noi sentiamo che la causa si inventa di sana pianta un improbabile summit mafioso nella mia campagna, che non sta né in cielo né in terra, sul piano logico oltre che sul piano fattuale, beh, io dico che qualcuno l'ha suggerito a questo signore di dire queste cose, i servizi segreti, non segreti. Vediamo chi quantomeno abbiamo un nome. È Calvino l'autore proposto ai maturandi 2015 per l'analisi del testo. Si tratta di un romanzo del 1947, Il sentiero dei nidi di ragno. Sono circa 490.000, esattamente 472.000 candidati interni e 17.962 esterni, gli studenti che, con la prova di italiano, hanno cominciato l'esame di maturità 2015. Come ormai consuetudine, l'invio delle tracce e le prove scritte è avvenuto attraverso il plico telematico, buste criptate recapitate per via informatica alle scuole. Per la loro apertura è necessaria una password che è stata resa nota soltanto questa mattina. Per i ragazzi il solito ventaglio di scelte: analisi del testo, redazione di un articolo di giornale o saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale, 6 ore a disposizione per lo svolgimento. Per quanto riguarda poi la traccia di argomento generale italiano per la maturità, è stata presa come spunto una frase del premio Nobel per la pace, la studentessa pakistana 18enne Malala Yousafzai: i libri e la penna sono le nostre armi più potenti. La traccia di argomento storico per la maturità invece sulla resistenza. Nella provincia di Catania gli studenti chiamati a svolgere la prima prova dell'esame di maturità sono all'incirca 10.000. Esattamente 10.390, di cui 9.784 interni e 606 esterni o privatisti. A valutare il percorso di questi studenti sono state nominate 267 commissioni, composte da 3 docenti interni e altrettanti esterni, coordinati da un non presidente scelto prevalentemente tra i dirigenti scolastici in servizio nelle scuole della provincia.
Domani ci sarà la seconda prova caratterizzante gli indirizzi di studio, che potrà essere scritta grafica o scrittografica, oltre ed è, ed è questo l'aspetto più significativo, è la maturità 2015 che porta a regime la riforma Gelmini, compositivo, esecutiva musicale o coreutica. Poi si arriverà lunedì 22, quando ci sarà la terza prova, etichettata come quizzone, che sarà elaborata direttamente dalle commissioni e nella quale dovranno essere coinvolti nel limite massimo di 5 le discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo anno di corso. Uno sciopero neanche un mese fa da parte dei lavoratori MT per denunciare le difficoltà che incontrano appunto i lavoratori di questa azienda. Oggi un nuovo incontro con la Commissione Trasporti perché questi problemi non passano. Siamo anche incontro all'estate, ci sono vetture, alcune vecchie, alcune senza aria condizionata, dove c'è l'aria condizionata ad esempio non funziona. Insomma, le problematiche sono tante e l'amministrazione è sorda a queste problematiche. Purtroppo sì, più tanto che l'amministrazione e l'azienda, perché se noi abbiamo messo già a disposizione dell'azienda tutto quello che sta succedendo. L'azienda continua a non percepire la gravità della situazione. Il discorso parco macchine è gravissimo, il servizio continua a essere ridotto, non abbiamo avuto altri incontri e non abbiamo tutt'oggi risposte certe. Inoltre l'aggravarsi, come diciamo, della situazione del caldo estivo e in più il problema di quello che sta accadendo in alcuni poli, per esempio Stazione Centrale e Piazza della Repubblica, dove sono diventati invivibili perché sono diventati dei punti di ritrovo di extracomunitari, massimo rispetto per queste persone, però non possiamo permettere che diventino dei bagni pubblici all'aperto per una questione di igiene, per una questione di tutto quello che può succedere, ma non solo per i lavoratori, ma anche per chi effettivamente si reca lì con la propria famiglia a prendere l'autobus. L'abbiamo fatto presente alle istituzioni, l'abbiamo fatto presente a tutti. Oggi abbiamo rappresentato alla Commissione dei Trasporti quello invece proprio i problemi inerenti all'interno dell'azienda, quello che da tempo abbiamo, cioè la mancanza di collaborazione e di contatto con il Presidente, con l'azienda. Cioè, noi dobbiamo vivere l'azienda se vogliamo salvarla, altrimenti rischiamo veramente di finire in un crack totale. Ad oggi non ci sono le vetture che effettivamente escono, i mezzi sono circa 110 e non bastano per una città metropolitana come Catania. Vi ricordo che Catania invece di svuotarsi in estate si riempie, quindi c'è più bisogno di un servizio. Abbiamo chiesto quindi il potenziamento del servizio e nella possibilità di continuare con il piano di assunzione, visto che siamo sotto organico. Questo l'abbiamo spiegato un po' alla Commissione e quello che faremo il prossimo 26 giugno è uno sciopero di 8 ore per accentuare quelli che sono i problemi che a tutt'oggi non sono stati completamente risolti. C'è un problema legato alla gestione dell'azienda a Catania, ma è pur vero che c'è anche una regione assente perché molti fondi che l'MT spetta dalla regione non vengono erogati. Allora, ci sono due aspetti. Uno, quello che ancora l'MT ha un problema aperto con la regione per quanto riguarda il problema dei chilometri. Questo incide molto anche nei contributi che dovrebbero arrivare. Secondo, vogliamo sapere se a fine anno i contratti di affidamento saranno rinnovati oppure bisogna fare un altro tipo di ragionamento, che sono i consorzi. Allora, a quel punto là la MT deve rivedere all'interno cosa è il mercato, perché se noi oggi siamo con 4,80 euro al chilometro e andiamo con questo costo sul mercato, certamente il mercato a noi non ci soliderà. Da più di 15 giorni è stato nominato il nuovo direttore dell'ASP, era importante questa nomina, salvo poi ancora non esserci ancora una firma sul decreto di nomina da parte della regione. Soliti ritardi burocratici che poi mettono in difficoltà una provincia come Catania, in cui l'ASP è fondamentale sia per i servizi che vengono erogati ai cittadini, ma anche per i lavoratori, tanti precari che all'interno dell'ASP lavorano. Proprio stamattina lei ha avuto un incontro con alcuni vertici per cercare di capire a che punto è la situazione. Sicuramente ancora la burocrazia fa questo effetto in Italia, è tutto bloccato perché all'ASP ha più di un anno e mezzo che non abbiamo veramente un direttore generale. Finalmente sappiamo che hanno nominato il dottore Ciammanco, persona competente, noi abbiamo fiducia di questa persona, qualcosa sicuramente si muoverà in senso positivo, però ancora dobbiamo aspettare che la regione dia il parere giusto, definitivo, e mettono una persona a posto giusto dove può fare molto, moltissimo. Però ancora tutto è bloccato, la gente mormora perché i provvedimenti non si firmano, tutto uno stallo, la solita storia all'italiana, diciamo così.
noi come sindacato siamo determinati che non vogliamo fare la guerra, vogliamo concertare con le amministrazioni, con i comuni. Veda, il comune di Catania, il sindaco di Catania non ci convoca mai, delega gli assessori, però vorremmo che almeno una volta il sindaco di Catania ci riunisca per fare il punto della situazione a Catania, cosa ci vuole per modificare in senso positivo in una città che soffre. Non basta solo che paga lo stipendio rispetto ad altri che è stato capace a fare questo, però c'è molto da fare e vogliamo il suo impegno. Per quanto riguarda l'ASP, che situazioni critiche ci sono più in evidenza? E c'è l'applicazione contrattuale arretrato, le posizioni organizzative, tutta una serie. Veda, all'ASP di Catania ci sono parecchie cose che non fanno. Anzitutto si devono inquadrare le situazioni dell'emergenza e dei pronto soccorsi. Poi ci vuole personale sull'emergenza, perché ora con la stagione estiva ci sono tanti fattori che l'utenza ha di bisogno. Noi cerchiamo di insistere in questo tasto, perché non è un problema solo dell'ASP, ma è un problema collettivo di tutte le aziende. Nasce il portale CAO, Centro di Accoglienza Oncologico, ed è un'applicazione web accessibile e fruibile tramite internet. I vantaggi di questo tipo di applicazione sono molteplici. Innanzitutto può essere utilizzata praticamente da chiunque, sia che stia usando un personal computer, Windows, Mac, Linux e anche il proprio dispositivo mobile. Tutto ciò di cui si ha bisogno è un semplice browser ed una connessione a internet. La differenza sostanziale fra un sito web e un portale è che quest'ultimo raccoglie un insieme di servizi e li rende disponibili in un'unica struttura, mentre un sito web è più semplicemente un insieme di pagine web. Ma dove sta l'importanza di questo centro di accoglienza oncologico? È un modo, come spiegato stamattina durante un incontro con i medici di base, per facilitare tutte quelle che sono le cure per il paziente oncologico. Infatti il medico di medicina generale, il medico ospedaliere e l'operatore infermiere del CAO sono messi in contatto attraverso questo sistema informativo ospedaliero, in modo tale da poter stabilire i tempi e i modi di cura del paziente oncologico. Quindi il medico di medicina generale farà la registrazione, potrà pensare alla modifica dei dati personali, potrà vedere l'archivio richieste e richiedere un non contatto. Queste stesse cose possono essere recepite dal medico ospedaliero e quindi vi è una risposta fra il medico di medicina generale e il medico ospedaliero attraverso un operatore specializzato che fungerà anche da interlocutore in una chat per tutti quei dubbi che possono sorgere al medico di base. Si completa l'integrazione fra medico di base e ospedale sempre solo al servizio del cittadino utente, in questo caso una patologia particolare come può essere quella oncologica, un portale che può aiutare davvero il paziente. Si completa un percorso che è iniziato a novembre ed è un altro step, non è un completamento, si tratta del CAO, del Centro di Accettazione Oncologica, che abbiamo aperto a novembre, inaugurato, e che serve per accogliere il paziente in una logica multidisciplinare di accoglienza a tutto tondo del paziente. Oggi quello che si apre è un portale web, che permette al territorio, all'ASP, di estroflettersi ed entrare dentro l'ospedale con un percorso dinamico, con la possibilità per i medici di medicina generale di prenotare visite, di prenotare diagnostiche e anche e soprattutto di chiedere informazioni tramite una sorta di chat fra i nostri specialisti, i nostri oncologi, i nostri diagnosti e il medico di medicina generale, quindi di chiedere consiglio, di chiedere pareri. Gli obiettivi sono ovviamente due: il primo è quello di evitare lo spaesamento, la dispersione dei pazienti, l'accorciamento delle liste d'attesa e anche le fughe continue verso il nord, verso realtà che dove forse non è più necessario, perché i nostri professionisti dimostrano di riuscire a prendere bene in carico i pazienti con patologie oncologiche. Il secondo obiettivo è appunto quello di stringere la filiera, di realizzare finalmente il pieno raccordo fra ospedale e territorio e di fare sì che questo raccordo sia assolutamente dinamico e una modalità diretta che porti i specialisti del territorio, i medici di medicina generale, veramente dentro l'ospedale a contatto con i nostri specialisti. Lei ha detto fra gli obiettivi anche quella della riduzione delle liste d'attesa. Che speranze ci sono da questo punto di vista?
Anche qui è un problema di organizzazione, l'ospedale fa il secondo livello, questo è un ospedale per acuzie dove vengono curati i pazienti che hanno già conclamato la loro malattia, quindi i malati. Non facciamo screening, l'ospedale deve fare il suo lavoro, il territorio il suo. Oggi penso che si apra un stretto contatto diretto che permetta di riorganizzare e soprattutto di programmare in modo efficiente il rapporto fra ospedale e territorio, e questo sono assolutamente certo che potrà stringere la filiera e restringere anche i tempi di attesa, anche perché i medici in generale possono direttamente prenotare attraverso il CAO le prestazioni che servono ai loro pazienti.